Alberto? Luigi? Allora, un altro fantafestival? Godiamoci questo, perché non è detto che ce ne sarà un altro. Come non ce ne sarà? Non può morire per sua stessa natura. Il Fantafestival è magari stato sotterrato, ma è pronto a risorgere, sta aspettando solo la luna piena, i lampi nel cielo, e la manina è pronta a uscire fuori dalla terra. Abbiamo alcun finanziamento pubblico, ma noi andiamo avanti lo stesso. Ci teniamo a ringraziare due partner istituzionali, che è la Cineteca Nazionale, il Centro Sperimentale di Cinematografia e la Roma Lazio Film Commission. Sono quelle di fare i pipini. Sì. Allora, lei mi fa. Grazie. Lei mi fa, ma quante scene di nudo show? Sono crollato a terra, perché c'era un nero che me l'ha detto. Io non sono tu. Questa che dice quante scene di nudo show, c'ha tutto il film. Lei la mattina dopo ho detto, scusami, perché io faccio tutto quello che vuoi. E infatti, per chi non l'ha ancora visto, vedrete che ho mantenuto la mia parola. Questa è una grande scuola, perché... No, una grande scuola, perché a parte la cosa che lei era raccontata dalla donna di servizio, c'è stata anche vivere in campagna, dovevi scoiare un maiale, dovevi ammazzare la gallina, dovevi affogare un piccione perché diventa più tenero, insomma, in mezzo a queste cose poi ti fai i cani d'olocausto. È arrivata la caduta, chiaro.